Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a risolvere tre problemi di fisica. Mi occupo di errori nella misura. Il primo problema che vi propongo è il seguente. Paolo corre su una pista di 100 metri. Papà, mamma e nonno, tre persone, misurano il suo tempo con tre cronometri che hanno ciascuno una sensibilità di 0,01 secondi. Quindi sono in grado di valutare il decimo di secondo e il centesimo di secondo. La tabella mostra i tre tempi registrati. Stima il tempo di Paolo sui 100 metri. Non è possibile riuscire a giungere a una misurazione esatta del tempo che impiega Paolo sui 100 metri, ma possiamo arrivare a rilevare un valore credibile, attendibile. I tre tempi sono il tempo del papà, 14,60, tempo della mamma e tempo del nonno, qui che ho riportato a pedice avete papà, mamma, nonno, e ho indicato con esse la sensibilità dello strumento, 0,01 secondi, un centesimo di secondo. Potremmo esprimere il tempo che impiega Paolo a coprire questa distanza come quello che è il valore attendibile, più attendibile per la misurazione del tempo, indicato con T sovrassegnato, più o meno l'incertezza, più o meno un valore relativo all'incertezza. Vediamo come valutare queste quantità. Per quanto riguarda il valore attendibile, visto che disponiamo di tre misurazioni, possiamo andare a cogliere la media aritmetica tra i tre tempi, tra i tre valori misurati. Quindi sommiamo i tre tempi che qui ho riportato, presi dai dati del problema, li dividiamo per 3 e otteniamo un valore di 14,66 secondi. Notate che tengo due cifre dopo la virgola, l'ultima, questo 6, sta nella posizione del centesimo di secondo, che è la sensibilità degli strumenti che dei cronometri che si stanno utilizzando. Per quanto riguarda invece l'incertezza, abbiamo una serie di valori, non volendo spingerci a utilizzare dei parametri troppo complessi, possiamo fare affidamento alla semidispersione massima. La semidispersione massima la possiamo valutare come la misura massima di cui disponiamo meno la misura minima che è stata rilevata, il tutto diviso 2. Nel nostro caso valutiamo i tempi. La mamma è quella che ha misurato il tempo superiore, 14,76 secondi, il papà, quello minore, 14,60 secondi. Eseguiamo la sottrazione e dividiamo per 2. Otteniamo un valore di 0,08 secondi. Notiamo che è minore della sensibilità dello strumento. Scusate, maggiore della sensibilità dello strumento, essendo maggiore della sensibilità dello strumento, è credibile utilizzare la semidispersione massima proprio per esprimere l'incertezza nella misura. Sarebbe troppo poco considerare la sola sensibilità. Il tempo quindi che impiega Paolo è pari a 14,66 secondi più 0,08 secondi. Quindi quello che era il valore attendibile, più o meno l'incertezza misurata in questi termini. Esprimere la misura in questo modo significa che il tempo che impiega Paolo ha un valore sicuramente maggiore o uguale di 14,66 meno gli 0,08 secondi, ma minore o uguale del 14,66 più 0,08 secondi. Questo è il tempo che impiega Paolo a coprire la distanza. Passiamo a un secondo problema. Abbiamo sempre a che fare con i tempi, ma trattiamo un pendolo. In un laboratorio si va a determinare il periodo di un determinato pendolo, quindi il tempo che impiega il pendolo stesso a compiere un'oscillazione completa. Si utilizza uno strumento di misura per il tempo, quindi il cronometro, che ha una sensibilità di 0,01 secondi. In questo caso vengono effettuate 6 misurazioni e le avete riportate in questa tabella. Qual è il valore attendibile? E l'errore assoluto in questo caso del periodo del pendolo?
e andiamo a scrivere poi in modo corretto il risultato della misura. Allora, ho riportato i 6 tempi, indicandoli con T1, T2, T3, T4, T5, T6, li ho ripresi dalla tabella, non è importante l'ordine di per sé, e la sensibilità di 0,01 secondi del centesimo di secondo. Anche qui, volendo esprimere una misura di questo tempo, di questo periodo, prendiamo il valore più attendibile, più o meno l'incertezza. Ecco, in questo caso, come incertezza ci viene anche suggerito nel problema, andiamo a prendere l'errore assoluto del periodo del pendolo, quello che prima abbiamo chiamato semidispersione massima. Come lo calcoliamo? Prendiamo il valore misurato, la misura, il valore di misura più alto, quello massimo, e vi togliamo il valore di misura minimo e poi dividiamo tutto per 2. Nel nostro caso il valore più alto rilevato è 1,84 secondi T2, quello invece minimo 1,67 secondi T5. Eseguiamo quindi la sottrazione e dividiamo per 2. Attenzione, otteniamo un valore di 0,085 secondi, calcolatrice alla mano. Andiamo ad approssimare questo risultato, perché gli strumenti utilizzati hanno una sensibilità di un centesimo di secondo. Quindi andiamo ad approssimare, ad arrotondare questo risultato alla cifra dei centesimi di secondo, quindi l'8. L'8 è seguito da un 5, quindi andando ad approssimare, arrotondare, aumentiamo questa cifra di 1. Se fosse stato seguito da 0, 1, 2, 3, 4, avremmo ottenuto 8 e semplicemente scritto 0,08 secondi. Quindi semidispersione massima, errore massimo in questo caso, 0,09 secondi. Per quanto riguarda il valore più attendibile, eseguiamo la media aritmetica di tutte le misure di cui disponiamo, quindi delle 6 misure. Sommiamo queste 6 misure e le dividiamo per 6. Anche qui ci fermiamo ai centesimi di secondo e andiamo quindi, calcolatrice alla mano, a rilevare un valore di 1,76 secondi. Per carità, si può fare anche a mano, però ci trovassimo di fronte più dati, è sempre meglio utilizzare comunque una calcolatrice o come minimo controllare i risultati. Qual è quindi il periodo di questo pendolo? 1,76 più o meno 0,09 secondi. Quindi il valore più attendibile come valore medio più o meno l'incertezza, che in questo caso andiamo a esprimere tramite la semidispersione massima, errore massimo. Questo è il tempo, quindi il pendolo ha impiegato un tempo che è sicuramente minore o uguale di 1,76 più 0,09 secondi e maggiore o uguale di 1,76 meno 0,09 secondi. L'ultimo problema che vi propongo ci porta a parlare di temperature, ma anche di incertezze relative percentuali. Allora, due ragazzi, diciamo Alberto e Bruno, usano lo stesso modello di termometro digitale da cucina. Questo ha una sensibilità di 0,1 gradi centigradi, quindi il decimo di grado Celsius. L'incertezza relativa, attenzione, percentuale della temperatura misurata da Bruno è 0,2 gradi. Di Alberto invece ci viene detto che misura una temperatura di 83 gradi. Non sappiamo se vanno a misurare lo stesso oggetto, lo stesso cibo, la stessa cosa dentro questa cucina. Stima la temperatura misurata da Bruno e determina l'incertezza relativa percentuale della temperatura misurata da Alberto, quegli 83 gradi. Vediamo come procedere. Intanto sono andato a indicare la sensibilità dello strumento 0,1 gradi centigradi. Incertezza errore relativo percentuale di Bruno dello 0,20%. La temperatura rilevata da Alberto 83 gradi. Punto di domanda sulla temperatura di Bruno, perché la stiamo cercando, e incertezza relativa nella temperatura di Alberto, misurata da Alberto, perché appunto la dobbiamo rilevare. Richiamiamo qualche relazione però. Per quanto riguarda l'incertezza relativa,
possiamo esprimerla come rapporto tra l'incertezza e il valore attendibile. In generale, qui intanto ho scritto delta T su T sovrassegnato perché sto pensando alle temperature. Fossero distanze indicate con X, scriverei delta X fratto X sovrassegnato. Quindi nel nostro caso, tra l'altro, noi ragioniamo su una singola numerazione effettuata da Alberto e una singola effettuata da Bruno. Quindi questo T sovrassegnato non è una media aritmetica di più misurazioni, stiamo attenti. L'incertezza relativa invece percentuale si ottiene semplicemente dall'incertezza relativa moltiplicando per 100 e esprimendo in forma percentuale. Come possiamo servirci di queste due espressioni per per rispondere alle domande del problema? Allora, circa Bruno, l'incertezza relativa percentuale di Bruno, abbiamo detto, è incertezza relativa per 100. Ma l'incertezza relativa è il rapporto tra l'incertezza e la temperatura misurata. Nel nostro caso, quindi, abbiamo l'incertezza che sarà lo strumento, la sensibilità dello strumento. L'unica temperatura misurata, che è quella di Bruno, il tutto per 100. Di quali dati disponiamo? Conosciamo l'incertezza relativa percentuale di Bruno, che è 0,20, quindi sono andato a sostituirla. Incertezza, o meglio, sensibilità dello strumento 0,1 gradi, per 100, temperatura di Bruno. Andiamo quindi a risolvere questa semplice equazione fratta. Moltiplico entrambi i membri per la temperatura di Bruno e divido entrambi i membri di questa equazione per 0,20. La temperatura quindi di Bruno è 0,1 gradi per 100, il tutto diviso 0,20. Eseguendo il calcolo otteniamo un valore di 50 gradi Celsius. Quindi Bruno ha misurato un qualcosa che ha una temperatura di 50 gradi. Per quanto riguarda invece Alberto, allora, per quanto riguarda Alberto, siamo interessati a determinare l'incertezza relativa percentuale, che è pari all'incertezza relativa per 100. Per quanto riguarda l'incertezza relativa, andiamo a valutare il rapporto tra l'incertezza, scritta con delta T, in questo caso è sempre la sensibilità, è ancora la sensibilità dello stesso strumento, 0,1 gradi centigradi, diviso un valore attendibile per la misurazione. Ne disponiamo solo una, che è la temperatura rilevata da Alberto, quindi 83 gradi Celsius, il tutto per 100. L'incertezza relativa percentuale, eseguendo i calcoli, è quindi pari a 0,12%. Mi raccomando, ragionate su queste relazioni e andate a controllare autonomamente i calcoli che ho effettuato. Questi non erano tre problemi complessi, ma ci portano a riflettere comunque sugli errori, sul fatto che tutte le misure sono affette ad errore e quello che è il peso di un errore quando si effettua una misurazione. I pesi degli errori sono espressi tramite le incertezze relative o incertezze relative percentuali. Detto questo, direi però che posso concludere, quindi posso ringraziarvi per l'attenzione, ricordarvi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, mettete un mi piace, commentate, ditemi voi come risolvereste problemi di questo tipo. Vi ringrazio quindi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.